Come stanno affrontando i comuni la crisi? Quali sono gli strumenti per uscire dalla pandemia e soprattutto in che modo il digitale può contribuire realmente a costruire un nuovo modello di società, consentendo in primis la ripresa dello sviluppo economico, ma garantendo anche tutta una serie di misure volte all'inclusione e alla ripresa delle nostre relazioni pre-pandemia. Continua il nostro viaggio di Digitale Italia nei comuni. Oggi siamo in compagnia dell'assessore comunale al turismo, Arianna Barbetta. Ve la presento subito. Eccola qui, del comune di Letto Manopello. Eccola qui. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, Valentina, ringrazio te, ringrazio AIDR per questa grande opportunità che date a tutti i comuni, insomma. Oggi siamo anche con Davide D'Amico, socio AIDR. Ben ritrovato, Davide. Buongiorno a Continuiamo tutti. con te il nostro viaggio in Italia. Facevamo riferimento prima agli strumenti che la digitalizzazione offre per la ripresa economica. Chi ci ha seguito nel corso di queste settimane sa che stiamo sentendo la voce dei diretti interessati, degli amministratori locali che sono da sempre a maggior contatto con le imprese e con i cittadini e che questo periodo di pandemia hanno avuto un ruolo davvero importante. Il progetto di AIDR ha portato alla creazione di un consiglio nazionale per la transizione al digitale che riguarderà e interesserà direttamente i comuni e alla creazione di un marketplace, uno strumento gratuito per le imprese, una vetrina online per poter garantire anche alle piccole realtà di poter beneficiare degli strumenti digitali. Davide D'Amico, abbiamo indicato sommariamente i due pilastri su cui poggiano i progetti di AIDR. Insieme a te spieghiamo meglio quella che è la filosofia di questo progetto. Sì, allora, il progetto ovviamente è un progetto estremamente ambizioso, però come naturalmente sono tutti quelli che cerchiamo di portare avanti in AIDR, ovviamente noi vogliamo cercare di unire le persone dei territori, a partire dai comuni. Comuni medi, comuni piccoli, cercando di fargli comprendere bene quali sono le prospettive di una transizione digitale che tra l'altro è stata comunque molto accelerata grazie bene o male alla pandemia, e cercando di far capire e comprendere quali possono essere tutti i benefici del passaggio di una reingegnerizzazione dei processi, per esempio all'interno dei comuni, ma non solo, anche cercando di fare in modo che gli amministratori siano sensibili a favorire la transizione al digitale delle proprie aziende del territorio, perché chi meglio degli amministratori del territorio conoscono le imprese del territorio, conoscono quali sono i punti di forza, conoscono le eccellenze in Italia, conoscono tutte quelle realtà che da un lato hanno sicuramente grandi difficoltà in un momento di crisi come questo della pandemia, ma dall'altro hanno anche tutta una serie di potenzialità. Quindi l'obiettivo è quello di cercare di mettere insieme le persone che nei territori si occupano o comunque si occupano di cercare di far crescere comunque il territorio dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, eccetera, mettendoli tutti attorno al discorso del digitale e facendo in modo che il digitale sia una delle leve per poter far riprendere l'economia, ripeto, dei medi e piccoli comuni che stanno avendo a livello territoriale grandi difficoltà, soprattutto per ciò che riguarda l'occupazione del territorio, l'economia e l'economia del territorio. Questa è un po' la logica,
la logica che sta dietro al progetto, una logica ambiziosa, ma speriamo di portarla avanti, e quindi siamo ben contenti di ospitare i comuni, dare loro voce e cercare di, con loro, di instaurare delle collaborazioni che possano portare a un miglioramento di tutto il nostro paese dal punto di vista dello sviluppo economico, sociale e poi di un effettivo proprio progresso. Assessore Barbetta, il suo è stato tra i primissimi comuni che hanno aderito al progetto di AIDR. Cosa vi ha convinto maggiormente? Allora, quando abbiamo ricevuto la proposta di adesione al progetto AIDR, ci siamo subito incuriositi, perché sicuramente questa è l'era del digitale, ma spesso la tecnologia corre talmente tanto velocemente che le persone non fanno in tempo ad abituarsi a degli sviluppi in merito, che se ne susseguono altri, trovandosi sempre a un punto di partenza. Quindi diciamo che le attività, soprattutto piccole attività storiche, locali, avrebbero logicamente difficoltà a promuoversi da soli in ambito nazionale. Quindi abbiamo visto, diciamo, questo progetto sicuramente come un'opportunità che il digitale può aprire nelle piccole comunità, in particolar modo tra commercianti, artigiani, agricoltori e produttori, aiutandoli ad avere un'evoluzione anche in ambito digitale. Poi sinceramente cade questo progetto alla perfezione, visto che a Letto Manoppello come amministrazione stiamo lavorando per valorizzare anche turisticamente tali prodotti locali attraverso un marchio di qualità. Il vostro progetto lo trovo davvero interessante e soprattutto di appoggio ai produttori, ma anche alle amministrazioni, perché in particolar modo a piccoli comuni come quello che io oggi rappresento, e soprattutto nel periodo di pandemia che stiamo vivendo. Non è semplice per le amministrazioni, diciamo, arrivare a situazioni importanti come quella che sta creando l'AIDR. Quindi una grande opportunità e un grande aiuto che viene dato ai comuni. Sappiamo bene che le peculiarità locali vanno anche di pari passo al turismo. Essendo io assessore al turismo, voglio sottolineare almeno questo. Sicuramente è importante anche l'affluenza turistica, e dato che nei piccoli comuni si parla più di turismo esperienziale che di massa, quindi gli afflussi non vanno mai come grandi città come Roma. Quindi promuovendo tali prodotti con i metodi tradizionali, quindi il turista entra nel negozio, oppure il cliente entra nel negozio e acquista il prodotto, forse anche però nati in località dove il turismo è di massa. Si crea, Davide D'Amico, prendo a prestito le parole di Arianna Barbetta, si crea un legame anche dopo la visita stessa, no, del turista in un determinato luogo. L'assessore faceva riferimento al turismo esperienziale. In questo modo il digitale, che è sempre stato visto come lo strumento dei grandi, diventa invece il ponte anche per le realtà più piccole. Sì, sicuramente aiuta, e non solo, ma il digitale consente anche proprio di fare delle ricerche, per esempio, per capire quali sono i prodotti tipici, quali sono i luoghi più interessanti da vedere a livello locale. Quindi tutte queste informazioni possono essere tra di loro collegate con dei cammini particolari esperienziali che possano addirittura far vedere proprio determinati percorsi. In questo noi con il marketplace, che vogliamo fare col marketplace di AIDR? Vogliamo cercare di non solo di mettere nelle condizioni le piccole realtà che spesso non riescono, perché non hanno la forza, non hanno la capacità, molte piccole imprese, artigiani hanno ovviamente una cultura
antica, quindi sono persone anziane che non riescono, che hanno dentro di loro un grande know-how di come si fanno le cose, ma poi non, questo know-how c'è il rischio che va a morire. Quindi noi vorremmo cercare, da un lato, di fare in modo di mettere nelle condizioni queste persone di far conoscere i loro prodotti non solo a livello territoriale o a chi va in locale a fare turismo, per esempio, che è fortunato e capita in quei posti, ma vogliamo fare in modo di far conoscere questi prodotti tipici e le peculiarità quindi di un territorio anche a livello nazionale e a livello internazionale, cercando anche di far conoscere a chi proprio genera i prodotti, a chi fa i prodotti, a chi trasforma i prodotti, quindi gli artigiani, gli agricoltori, eccetera. Vogliamo fare in modo di metterli nelle condizioni, accompagnandoli, quindi non lasciandoli soli, e questo è il valore aggiunto che noi come associazione vogliamo dare al territorio, accompagnarli a questa trasformazione digitale. Perché ovviamente c'è paura, c'è terrore in molti di questi artigiani. Io non sono in grado, non sono capace, non so neanche accendere il computer. Allora cercare di aiutarli, sostenerli, accompagnarli nel percorso di transizione, ma a partire dalle cose semplici, mi sembra e mi pare sia fondamentale per consentire uno sviluppo poi globale e una ricaduta sull'intero territorio nazionale. Quindi il marketplace vuole proprio fare questo, cercare di far conoscere i nostri prodotti, le nostre eccellenze, ma non solo i prodotti e le eccellenze di chi è in grado di attivare la parte digitale, ma anche di quelli che ovviamente non sono in grado e sono persone comunque anziane, persone che hanno delle aziende da tanti anni, hanno sempre fatto tutto manualmente e non sono diciamo abituate ad utilizzare il digitale e non lo conoscono. Mi piace un termine che ha utilizzato prima l'assessore Barbetta: la tecnologia corre veloce, ma non tutti abbiamo la stessa capacità di correre altrettanto velocemente. In questo modo, attraverso il marketplace, si crea quella che chiamiamo la staffetta digitale, cioè il supporto all'imprenditore per poter poi correre. Arianna Barbetta, lei ha avuto modo di parlare anche con gli imprenditori, con le aziende. Vogliamo sapere come hanno vissuto questo periodo della pandemia, che è stato poi in tutta Italia il banco di prova della digitalizzazione. Allora, sicuramente le attività hanno passato e stanno passando dei momenti difficili. Però diciamo che, per quanto sia possibile, penso che questa epidemia ci lascia e ci segna a tutti in maniera molto importante, ma anche in positivo, quindi con la possibilità di vedere un pochino oltre il naso, diciamo, oltre quello che fino ad oggi era la normalità. Durante l'epidemia tutti, anche le persone meno tecnologiche, si sono rivolte a metodi digitali per acquistare qualsiasi materia prima aveva necessità ed era difficile reperire nelle aree limitrofe. Quindi questo ha fatto sì che diventasse un pochino più alla portata di tutti. Le attività sicuramente sono state toccate negativamente, però diciamo che c'è una possibile evoluzione anche positiva. Io penso che le attività, cioè che questo progetto può essere di aiuto alle attività che producono prodotti localmente con tanti sacrifici, tanto lavoro, aprendo una visuale diversa di sviluppo economico che forse fino ad oggi loro non hanno mai valutato. E ad oggi si rendono conto, come dicevi, che forse non sono in grado, però sono attratti da questa possibilità. Quindi sono contenti magari di entrare in un circuito più ampio dove poter far conoscere maggiormente quello che loro fanno quotidianamente.
Anche perché diciamo che la pandemia ci ha dato l'opportunità di dare ancora più valore alle piccole cose più che alle grandi. Quindi ad oggi, parlando di turismo, preferiamo sicuramente meno turisti, mete turistiche più meno ambite, per non ritrovarci nel caos rispetto a quelle di massa. Sicuramente abbiamo rivalutato le piccole attività di paese rispetto ai grandi centri commerciali. Quindi sicuramente ci sarà un'evoluzione in tal senso. E, rispetto alla domanda, la digitalizzazione potrebbe aiutare sicuramente le imprese, soprattutto nei piccoli paesi, a guardare un pochino più a lungo raggio, per vedere, cioè loro devono passare dal vendere ai clienti locali a chi è di passaggio, a chi conosce la qualità dei loro prodotti e quindi va lì a vendere ed essere conosciuti maggiormente in bacini più ampi e soprattutto in portali che non saranno generici come quelli che conosciamo, ma che entreranno persone interessate a prodotti diciamo un pochino di qualità e non commerciali. Poi sicuramente logicamente da assessore al turismo mi viene da sottolineare che questa tipologia di attività, quindi la promozione di prodotti tipici locali, mi viene in mente che Letto Manoppello, essendo città della pietra, ha vari scalpellini che lavorano oggetti in pietra, oppure ci sono aziende che producono miele, farine antiche, salsicce, carni, abbiamo una particolare carne locale che non si trova nemmeno nel comune adiacente, che si chiama l'uturciunella in dialetto lettese, le ricotte, i formaggi, l'olio. Quindi mi viene da dire che far conoscere questi prodotti in un ambito nazionale a livello con un e-commerce aiuta, può aiutare anche turisticamente Letto Manoppello a crescere, perché conoscendoli attraverso i vostri prodotti. Sì. Grazie mille assessore Barbetta per essere stata nostra ospite, grazie mille Davide D'Amico. Noi continueremo nelle prossime settimane il nostro viaggio in Italia con le testimonianze, la voce diretta degli amministratori locali. Grazie ancora per averci seguito e arrivederci. Arrivederci, arrivederci assessore, arrivederci Valentina.